हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। Benvenuti, benvenuti a tutti. Hare Krishna. Dunque, oggi ricorre la speciale divina trascendentale apparizione di Srila Bhaktivinoda Thakura, che vedete lì sull'altare, in quella fila di foto, quella foto con il fiorellino, sarebbe il maestro spirituale del maestro spirituale di Srila Prabhupada. Quindi è il è tre anelli più su nella catena disciplica, la catena di successione disciplica di maestri e discepoli, appunto. Srila Bhaktivinoda Thakura è un puro devoto di Krishna, che ha consacrato la sua vita alla diffusione del canto dei santi nomi di Dio, della diffusione della conoscenza trascendentale, della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam. Ha composto tanti libri sulla coscienza di Krishna, un centinaio, e anche tante canzoni dolcissime sulla coscienza di Krishna, canzoni Vaishnava. E adesso andremo a cantare una, si chiama Jiv Jago, tra le più famose. Kartals. Tulsi? Puoi mettere l'effetto. Hare Krishna. Capirà. Effetto. Funziona che io canto una linea e tutti potete ripetere. Jiv Jago, Jiv Jago, Gora Chanda Bole. Jiv Jago, Jiv Jago, Gora Chanda Bole. Jiv Jago, Jiv Jago, Gora Chanda Bole. Gora Chanda Bole. Kota Nidra Jao Maya Pishachira Kole. Pishachira Kole. Bhajibo Boliya Hese. Samsara pitare bhajibo boliya ese. Samsara pitare boliya rohilo tumi avidyara bhare. Bhuliya rohile tumi avidya rabhare. Tomare loito ami hoinu avatara. Tomare loito ami oino avatara. Ami bina bandhuara ke ache tomara. Bandhuara ke ache tomara.
Veneci al shadim maya nashi barolagi Veneci al shadim maya nashi barolagi Hari nama Mahamantra Lahotumi Magi Hari Nama Mahamantra Lahotumi Magi Bakati Vinoda Prabhu Charane padiya Vinoda Prabhu Charane padiya Sei Hari Nama Mantra Loilo Majiya Jeev jago, jeev jago, Gora chanda pole. Devtanidra jao maya pishashira kole Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Vaishnava Thakur, 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 Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Shira Prabhupada. Jaya Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana, Nitai Sachinandana. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Leggiamo la traduzione. C'è un microfono, uno ha un microfono, vero? Ma siccome io qui ho, eccola. Ok, microfono, sono 5 strofe. 1, 2, 3, 4, 5. No, senza, basta, se lo accendi funziona. Senza che gli dai le botte, perché se gli dai i colpi si rovina la membrana dalle. Vai, normalissimo, però devi metterlo tutto su, da su a giù, perfetto, provaci. Prova, prova. Vai, andiamo in ora, cominciamo proprio, cominciamo da lì, cominciamo da prima, dove arriviamo, arriviamo. Eh sì, tu ce l'hai lì, ma in inglese ce l'hai? In italiano, ok. La prima strofa, poi via via. Sri Gauranga chiama. Svegliatevi, anime addormentate, svegliatevi. Avete già dormito tanto nel grembo di Maya, la strega. Beh. Avete dimenticato la strada del servizio devozionale. Più vicino alla bocca. E vi siete persi nel mondo di nascita e morte. Sono disceso solo per salvarvi. Non avete altro amico in questo mondo. Io ho portato la medicina per distruggere l'illusione di Maya. Ora pregate per avere questo Harinamama mantra e abbiatene cura. Qual è l'Harinamama mantra? Che si intende dell'Harinamama mantra? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Giusto? Thakura Bhaktivinoda è caduto ai piedi di loto di Sri Gauranga e dopo aver implorato il santo nome è riuscito a ricevere questo Mahamantra. Non è italiana, eh? Non è che è in estasi, no, non riesce più a parlare. non è che sono singhiozzi d'estasi. Vabbè. Hare Krishna. Dunque, Srila Bhaktivinoda Thakur è vissuto in un periodo, appunto, Kali Yuga, 1800, per la precisione. Comunque, in un'era in cui il nichilismo, l'impersonalismo, l'ateismo imperversano.
Quindi con la sua vigorosa penna cosa ha fatto? Ha stabilito il Sanatana Dharma. Krishna dice: Yadaya Dahi Dharmasya Glanir Bharati Bhavati Bharata Abhyuttanam Dharmasya Tadatmanam Srijamyaham. Krishna nella Bhagavad Gita dice che ogni volta che c'è qualche problema nell'universo, per problema nell'universo significa ovunque ci siano problemi a riguardo della comprensione spirituale, ovunque, in qualunque momento ci si dimentichi di essere anime spirituali aventi una relazione con Krishna e quindi ci si dimentichi Krishna e quindi ci si dimentichi del mondo spirituale e quindi si diventi assorti in questo mondo materiale a cavillare con le sue cose temporanee piene di sofferenza, Krishna cosa fa? Yadayadai dharmasya glanir bhavati bharata abhyuttanam dharmasya tadatmanam sijamiyaham, dice Krishna, io discendo in persona. Quindi Krishna viene in persona per ristabilire gli eterni principi della religione. Lui circondato dai suoi eterni compagni, dai suoi aiutanti, dai suoi eterni associati, puri devoti. Bhaktivinoda Thakur è la perfetta incarnazione di questo verso della Bhagavad Gita. 100 libri sulla coscienza di Krishna, 100 trattati sulla coscienza di Krishna, e tante canzoni. È una rivista, Sajjana Toshani, mensile, in cui a proposito del verso, perché poi andremo a leggere il verso di oggi, la conferenza di Srila Prabhupada, in questo Sajjani Toshana, Toshani, una volta in un articolo, ha messo in rilievo una domanda, ha posto una domanda a tutti quanti: qual è il vero benessere? Come fare veramente del bene? Come amare veramente l'altro, no? Ricorda un po' il comandamento, che è il secondo comandamento, ama, ama il prossimo tuo, no? È il secondo? Chi è l'esegeta? Ama te stesso come? Ama il prossimo tuo come te stesso. Allora, come fare il vero beneficio? Come procurare veramente del bene all'altro? Si chiama Daya. Daya si dice, significa essere benevoli, fare del bene, essere gentili, gentilezza, compassione. Daya. E mette in rilievo, fa questa domanda, e poi mette in rilievo 3 tipologie di Daya, 3 tipologie di compassione o di gentilezza nei confronti dell'altro. 3 livelli, praticamente. La prima è Deha, Deha significa corpo. Deha sambandini daya, quindi significa opere di benevolenza che vanno a beneficiare il corpo, deha, degli altri esseri viventi, dare da mangiare all'affamato, aprire ospedali, dare medicine, cose che si riferiscono al corpo, no? Affatto trascurabili, perché se io avessi freddo, tanto freddo e non avessi da coprirmi, e qualcuno mi procurasse un bel paltò caldo, grazie, gli direi grazie, ha apportato un beneficio. Però non l'ha apportato a me. Vera conoscenza significa capire che veramente non l'ha apportato a me, no? Rifacendoci a questo comandamento, no? Ama il prossimo tuo, ama il prossimo. È un comandamento religioso. Ma davvero siamo messi così male? Siamo messi così male da pensare che questo comandamento si riferisca semplicemente ad un aspetto corporeo esterno, relegare questo comandamento religioso semplicemente all'aspetto corporeo? La risposta è un sonoro sì. Siamo veramente messi così male da pensare che gettare una fune ad una persona che sta annegando e salvarne soltanto il cappotto, tirarne sulla riva soltanto il cappotto e lasciare che lui anneghi, significhi avergli fatto veramente del bene, no? Il corpo è come un vestito, il corpo è come un cappotto, come un vestito. E veramente pensare che far del bene a qualcuno significhi aiutare il suo involucro esterno, allora siamo ben lontani. No. Questo comandamento
divino non sprigiona la sua reale potenza. Se noi lo limitiamo, no? Inchiodiamo alla croce dei limiti corporei in questo comandamento, non manifesta la sua potenza. Se è un comandamento religioso, deve necessariamente rivolgersi sì al corpo, ma soprattutto all'essere vivente che lo abita, questo corpo, no? Allora va bene, allora è giusto, allora è una giusta visione, una giusta comprensione. Altrimenti rimane qualcosa di esterno, di superficiale, epidermico, veramente. Quindi questa è il primo doia, la prima gentilezza che l'essere umano manifesta nei confronti dell'altro, deha, aspetto corporeo. Poi c'è il secondo aspetto, mana sambandini, daia. Mana significa la mente. Come si manifesta gentilezza e benevolenza la mente degli esseri viventi? Diffondendo la cultura, per esempio. Cultura, arte, musica, teatro, cultura, la scienza, no? Diffondere quella che viene chiamata, non proprio a ragione, conoscenza. Allora la mente è gratificata e questa è una forma di daia, ma ancora non si arriva all'essere vivente. Poi c'è la terza tipologia di daia, di atto benevolo verso altri, ed è quello reale, l'atma sambandini daia. Atma, e cosa fa veramente bene all'essere vivente? Come fare veramente del bene? C'è una formula che racchiude perfettamente ogni tentativo di far del bene all'altro, ossia predicare la conoscenza di Dio. Questo atto di predicare, di condividere, di svelare la conoscenza divina salva l'essere vivente dal pericolo di riprendere un nuovo corpo che nuovamente si dovrà ammalare, dovrà invecchiare, dovrà morire. Quindi vero benessere, vera attività umanitaria significa diffondere questa conoscenza trascendentale, la conoscenza dell'anima, la conoscenza di Dio e la conoscenza della relazione che c'è tra l'anima e Dio. Questa conoscenza farà in modo che l'anima spirituale, cioè noi, non prenda mai più un nuovo corpo che dovrà ammalarsi, morire, invecchiare e morire. E nel frattempo anche le altre forme di daya vanno più che bene. Però non dovrebbe essere l'attività primaria, principale della persona che si definisce saggia, o la persona che si definisce di cultura, o la persona che si definisce religiosa, o la persona che si definisce sensibile alle sofferenze altrui. Se si è veramente sensibile alle sofferenze altrui, si dovrebbe diffondere questa conoscenza trascendentale, che non esclude nulla in realtà, non è qualcosa che esclude altro, tutto compreso. E Srila Bhakti Vinoda Thakura ha consacrato la sua vita interamente a questo tipo di attività, Atma Sambandini Daya, cioè diffusione della conoscenza trascendentale. E pochi nel mondo comprendono che questo è veramente far del bene, che questa è vera gentilezza, pochi lo comprendono, molti comprendono, che riconoscono gentilezza, riconoscono sensibilità nel Dea Sambandini Daya, in chi cura i mali del corpo, in chi diffonde la cultura, grandi filosofi, grandi scrittori, tutti riconoscono in questi personaggi, in queste persone, gentilezza, no? Propensione a far del bene, quindi sono considerati grandi uomini. Pochi, veramente pochi, riconoscono la vera daya, la vera gentilezza, che è quella di risvegliare l'amore latente per Dio presente nel cuore di ogni essere vivente. Quella è la vera attività umanitaria, quello è il vero umanitarismo, quella è la vera missione, che, ripetiamo, comprende tutte le altre, non è che le esclude le altre, le comprende. Il contrario non è vero. Un medico cosciente di Krishna curerà il corpo,
curerà la mente e curerà la malattia dell'anima. Anche il più grande medico non cosciente di Krishna non può risolvermi momentaneamente un problema. Però non è la perfezione della vita. E perché rimanere imperfetti se c'è la possibilità di diventare perfetti? Se c'è la possibilità di fare veramente del bene, perché limitarsi? Vuol dire allora che non voglio fare del bene, che sono egoista? Vuol dire che non mi interessa veramente, mi interessa essere gratificato di più. A me mi basta così. Va bene. Allora, siamo arrivati. Srila Bhaktivinoda Thakura Ki Jai. Siamo arrivati con la Bhagavad Gita al capitolo secondo, versi 19 e 20. La scorsa volta abbiamo letto la traduzione e anche la parte della spiegazione, ne abbiamo parlato profusamente. Oggi ci limiteremo a leggere i versi per capire, per comprendere a che punto siamo arrivati, questo dialogo, sacro dialogo tra Krishna e Arjuna, e leggiamo i due versi, 19 e 20 del capitolo secondo. Qui è Krishna che parla e dice: non è situato nella conoscenza colui che crede che l'anima possa uccidere o essere uccisa. L'anima, infatti, non uccide né muore. Per l'anima non vi è nascita né morte. La sua esistenza non ha avuto inizio nel passato, non ha inizio nel presente e non avrà inizio nel futuro. Essa è non nata, eterna, sempre esistente e primordiale. Non muore quando il corpo muore. Leggiamo questa conferenza di Srila Prabhupada, tenuta il 25 agosto del 1973 a Londra. Prabhupada che parla. Quindi, in differenti modi, Krishna sta cercando di convincerci che l'anima è eterna, l'anima è immortale. Sto traducendo dall'inglese. In differenti modi. Yaenam betti hantaram. Quando c'è una battaglia, se qualcuno è ucciso, Krishna dice che se uno pensa quest'uomo ha ucciso quest'altro uomo, oppure quest'uomo può uccidere quest'uomo, se qualcuno pensa così, questo tipo di conoscenza non è perfetta. Nessuno uccide nessuno. Allora i macellai potrebbero dire: quindi perché protestate quando noi uccidiamo? Il macellaio potrebbe dirlo: ah, quindi l'anima non muore, nessuno può uccidere nessuno. Allora perché vi lamentate se noi uccidiamo? I macellai, no? Prabhupada risponde: essi, i macellai, stanno uccidendo il corpo, ma tu non puoi uccidere, se c'è un'ingiunzione, non uccidere. Questo significa che tu non puoi uccidere il corpo senza essere autorizzato, non puoi uccidere. Sebbene l'anima non è uccisa, il corpo è ucciso, malgrado ciò, tu non puoi uccidere il corpo senza permesso, altrimenti è peccato. Per esempio, un uomo vive in un appartamento. In un modo o nell'altro lo spingi via, lo butti via da lì, in maniera illegale, no? Così l'uomo andrà via e prenderà rifugio da qualche altra parte, questo è un fatto. Ma poiché tu lo hai buttato fuori dalla sua posizione che occupava di diritto, sei definibile un criminale. Non puoi dire: sebbene io lo abbia sbattuto fuori, lui poi si è andato a rifugiare da qualche altra parte. No, va bene, ma tu non hai il potere di buttarlo fuori. Egli era, occupava la sua posizione in maniera legale di vivere in quell'appartamento. E poiché tu con la forza lo hai sbattuto fuori, sei un criminale. Devi essere punito.
Così, quindi questo argomento, i macellai, ovvero i killer di animali, o qualunque altro tipo di killer, non possono controbattere, dicendo, sì, ma qui la Bhagavad Gita dice che l'anima non è mai uccisa, nahanyate hanyamane sharire, potrebbero anche citare i macellai, no? La Bhagavad Gita, nahanyate hanyamane sharire, non c'è nascita né morte per l'anima. Anche dopo la distruzione del corpo l'anima non muore, così perché state così protestando per il fatto che noi uccidiamo? Questo è un argomento, che tu non puoi nemmeno uccidere il corpo, non è permesso, è peccaminoso se lo fai. Nessuno uccide nessuno, né qualcuno è ucciso da altri. Questa è una cosa. In un altro modo Krishna dice Najayate, l'essere vivente mai nasce. La nascita riguarda il corpo o la morte riguarda il corpo, ma l'essere vivente, la favilla, la scintilla spirituale, essendo parte integrante di Krishna, così come Krishna non nasce, non muore, Ajopisana Vyayatma, voi troverete, lo troverete nel quarto capitolo questo verso, Ajopi, Krishna dice Aja, Aja significa che mai nasce. Similmente, essendo parte integrante di Krishna, anche noi mai nasciamo. Una logica così ferrea, no? Il Padre Eterno, figli eterni. E che uno pensa che eterno significhi infinito. No, eterno significa che non nasci e non muori. Però la differenza tra noi, nityo nityanam cetanash cetananam, noi eterni e Krishna eterno, qual è la differenza? Chi lo sa? Qual è la differenza tra noi? Siamo tutti eterni, anche Krishna, io sono eterno come Krishna. La differenza è che noi siamo infinitesimali. E lui è Purusha. Ecco, infatti questo verso dice, ecco bahunam, uno solo. Sì, noi siamo eterni e lui è eterno, no? Infinite anime spirituali, tutte eterne, esattamente come il Padre Eterno. Però, eco bahunam. Eco bahunam. Io vi da dati kaman. Ma uno mantiene tutti e tutti sono mantenuti da lui. Ecco, uno solo. Questa è la differenza. Lui è infinito e può mantenere tutti. Noi siamo infinitesimali, siamo tutti mantenuti. Siamo tutti mantenuti. Bello, no? Bello, no? Non si dà tanto da fare. Shishinitai Sachinandana Ki Jai, Jai Gornitai. Lui mantiene tutti e siamo tutti mantenuti. Però, non male. Non significa che non si debbano avere responsabilità o che non si abbiano responsabilità. Essere mantenuti, anche una persona mantenuta, non è che non ha responsabilità. Ha le sue responsabilità da mantenuto. Però è mantenuto. Se lo deve guadagnare. Però è mantenuto, non deve mantenere tutto lui, mantiene Krishna, ego, solo uno. Allora, dove eravamo arrivati? Mai nasce. La nascita e la morte riguarda il corpo e noi siamo così assorti nella concezione di vita corporea, che quando c'è la nascita o la morte del corpo, noi sperimentiamo o dolore, se c'è la morte, o piacere, se c'è una nascita. Naturalmente non c'è vero piacere. Nascita e morte generano tutte sofferenza, in realtà, sia la nascita che la morte. Perché? Perché? Perché la nascita genera sofferenza. O è pessimista Prabhupada? O è realista? È realista Prabhupada? Perché vede le cose come stanno, con gli occhi delle scritture, Jnana Chakshu. Chakshu significa visione, occhi, Jnana, della conoscenza, o Shastra Chakshu, con gli occhi della conoscenza. Non è immerso, non sta cavillando nelle cose di questo mondo così temporanee, effimere, illusorie, vede le cose dalla prospettiva di Krishna. E Krishna cosa vede?
Krishna vede che qui muoiono tutti. E un'anima spirituale realizzata, un puro devoto, cosa vede? La stessa cosa, vede che qui muoiono tutti, c'è poco da ridere quando nasce qualcuno, no? Poco da ridere. E la morte è certa per chi nasce. Naturalmente non c'è vero piacere. Tutto è sofferenza. Questo è già stato spiegato. La coscienza dell'anima è diffusa in tutto il corpo, quindi i piaceri e i dolori sono sperimentati attraverso questo corpo. Così Krishna ha già raccomandato che tali tipi di dolori e piaceri, Matras Parshastu Kunteya, Bhagavad Gita 2.14, quindi qualche verso fa, riguardano solo la pelle, questi piaceri, queste sofferenze sperimentabili che tutti sperimentiamo, riguardano solo la pelle, quindi uno non dovrebbe essere troppo turbato. In questo modo noi pensiamo, in questo modo, se noi pensiamo al riguardo della nostra posizione, la realizzazione del sé, come noi effettivamente pensiamo riguardo del fatto di come noi effettivamente siamo differenti dal corpo, questa è vera meditazione. Questa è la vera meditazione, dice Prabhupada. Pensare alla realizzazione del sé, pensarsi differenti, realizzare di essere differenti da questo corpo. Se noi pensiamo in maniera molto seria al riguardo di noi stessi e al riguardo del corpo, questa è realizzazione del sé. Realizzazione del sé significa: io non sono questo corpo. Io sono Brahmasmi, Aham Brahmasmi, io sono un'anima spirituale. Questa è realizzazione spirituale, tutto il resto non lo è. Così, quindi, Najayate Namriyate Vakadachit. Kadachit significa in qualunque momento, passato, presente, futuro, Kadachit. Nel passato, è già stato spiegato, nel passato noi esistevamo, forse in un corpo differente. Oggi noi stiamo esistendo e in futuro anche noi esisteremo, continueremo ad esistere, forse in un corpo differente, forse no. In realtà, tatadehantara praptir, dopo aver lasciato questo corpo, noi dobbiamo accettare un altro corpo. Questo è ciò che sta accadendo. E ignoranza, ossia assenza di conoscenza al riguardo del sé, significa essere mantenuti in una condizione di ignoranza. Quando non c'è conoscenza del sé, significa essere in ignoranza. Il cosiddetto sistema educazionale in tutto il mondo non elargisce tale educazione. I cosiddetti insegnanti stanno mantenendo tutti nell'oscurità e nell'ignoranza. Malgrado tutto, così tanti soldi sono spesi, specialmente nei paesi occidentali. Hanno soldi, grandi scuole, ma qual è il risultato? Tutti stupidi e mascalzoni. Tutto qua. Perché non sanno, non conoscono. Essi non hanno idea di che cosa sia il sé. E senza questa conoscenza, conoscenza significa realizzazione del sé, io non sono questo corpo, significa conoscenza, io sono un'anima spirituale, questa è conoscenza, e conoscenza, mentre conoscenza a riguardo del come mangiare, del come dormire, del come difendersi e del come godere della vita sessuale e volumi di libri su questo argomento, non sono conoscenza. Queste cose, dice Prabhupada, come mangiare, come dormire, come difendersi e come godere del sesso, sono cose note anche ai cani e ai gatti. I cani e i gatti mai leggono, non leggono mai la filosofia di Freud, eppure sanno benissimo come godere della vita sessuale. Così questa filosofia canina non ci aiuterà. Questo pensare: ho ottenuto un corpo, ho ottenuto questo corpo e quindi devo godere della vita sessuale, questa è una filosofia canina. Un cane sa già tutte queste cose.
La vostra filosofia dovrebbe essere come astenersi dalla vita sessuale. Questa è conoscenza. Tapo Divyam. Srimad Bhagavatam 551. Tapasya. Questa vita umana è destinata al tapasya. Ossia, astenersi dalla gratificazione dei sensi. Questa è conoscenza. Non che conoscenza significhi come godere della vita sessuale o della gratificazione dei sensi, come gratificare questo corpo. Questo è noto anche ai cani e ai gatti, senza alcuna educazione e senza alcuna filosofia. La filosofia pravritti me shambhutanam nivriteshtu mahapalam. Pravritti, ogni essere vivente ha questa pravritti, ossia già ogni essere vivente possiede questa propensione. Quale propensione? Propensione a godere dei sensi. Lo che via via mishamadaseba nityas tu jantuhu. Jantu significa essere vivente. Nitya significa sempre, quindi sempre l'essere vivente possiede questa propensione. Naturalmente l'essere vivente è spinto a godere. Via vaya mishamadaseba. Via vaya. Via vaya significa vita sessuale e amisha significa mangiare carne. Via vaya amisha madaseva e qual è un'altra propensione? L'intossicazione. Questi sono istinti naturali di tutti gli esseri viventi. Anche tra le formiche ci sono queste propensioni. Gli studiosi delle formiche, dice, degli insetti, dice, lo sanno, le formiche sono molto amanti dell'intossicazione. Quindi, quando trovano lo zucchero, qualcosa di dolce, lo zucchero, la dolcezza è un'intossicazione. Perhaps, che significa madre? Perhaps. Forse. Forse lo sapete. Il liquore è fatto dallo zucchero. Lo zucchero è fermentato con l'acido solforico, e allora poi è distillato e quindi si ha il liquore. Quindi troppa dolce mangiare cose troppo dolci è proibito. Solo che via vai a mishamadaseva nitya stujanto. Questa è propensione, è una propensione. Vita materiale significa che ogni essere vivente possiede in sé già queste propensioni. Ma tali propensioni devono essere limitate, questo è il punto, questo è il punto fondamentale. Non è che, io ho avuto questo corpo, queste propensioni, lasciatemi godere come... Se ho questo corpo e questo corpo ha degli impulsi, e io sento irrefrenabile bisogno di... Ma perché quello è naturale, dovrebbe essere naturale lasciare che questo corpo, no? Che questi sensi entrino in contatto con gli oggetti dei sensi e ne godano finché è loro concesso. Sembrerebbe così, no? Che ha un suo senso. Non è che non ha senso, perché è naturale, abbiamo detto qui, è una propensione. Però la domanda dovrebbe essere, ma come mai... Io mi ritrovo questo corpo temporaneo che quindi necessariamente è attratto da cose temporanee e alla fine sono sofferente perché soffro. Se io lo lascio andare dove vuole lui, mangio tutto quello che voglio, godo del sesso quanto riesco a sopportarlo, bevo tutto quello che mi va di bere, persino... I latini, il popolo, i romani, il popolo di abbastanza, diciamo, avvezzo e proclive a certo tipo di discorso edonistico, di ricerca del piacere, di eccetera, eccetera, gaudente, dicevano nequid nimis, nulla di troppo, un precetto che invita alla sobrietà, non esagerate. Qui però no. Qui non sta neanche dicendo non esagerate, qui sta proprio dicendo va limitata. Limitata, altrove Prabhupada sottolinea, va ridotta a zero. La gratificazione dei sensi va ridotta a zero. Perché? Perché, abbiamo detto miliardi di volte, perché, però ripeterlo giova alla comprensione, perché questo corpo è temporaneo,
di conseguenza i sensi sono temporanei, e il piacere che deriva dal mettere in contatto i propri sensi temporanei con degli oggetti di sensi pur essi temporanei, il risultato è, laddove dovesse esserci un certo piacere, temporaneo pure quello. Finisce. E il fatto che una cosa finisca, quello ci turba. In quanto esseri viventi, ci turba una cosa che muore, una cosa che finisce, una cosa che è scema, declina e muore. Tutti vogliamo Nityananda. Dietro l'altare ci sono due personalità, Chaitanya e Nityananda. Tutti cerchiamo Nityananda. Nitya significa eternità. Ananda significa piacere. Tutti cerchiamo piacere eterno. Nessuno vuole un piacere temporaneo. Nessuno, proprio nessuno, nessuno. È proprio follia pensarlo. Tutti vogliamo piacere eterno, quindi va limitato. Tapassya, qui parla di tapassya, tapassya significa accettazione volontaria di austerità al fine di risvegliare la propria coscienza di Krishna, ossia la propria consapevolezza di Dio, la propria natura spirituale. Infatti dopo lo dice, finché noi persevereremo in questa propensione alla gratificazione dei sensi, dovremo accettare un corpo materiale. E questo corpo significa nascita e morti, per tutto il tempo. Finché continueremo a mantenere questa propensione, devo godere, ho questo corpo, quindi devo godere, ne dovremo accettare un altro. Scusate. Quindi, il metodo per guarire dovrebbe essere ridurre a zero tali propensioni. Questa è la perfezione. Non alimentarle. Nunam pramatta kurute vikarma yadindriya pritaya prinoti. Srimad Bhagavatam 5.5.4. Nunas, ahimè, questi pazzi, pramatta, ahimè, questi pazzi, dice questo verso, la traduzione. Sono pazzi coloro i quali indulgono in tali propensioni, vyavaya, mishamada, seva, sesso, pazzi, coloro che inseguono l'intossicazione, il mangiar carne, sono tutti pazzi, pramatta. Vikarma, la parola vikarma significa attività proibite. Vediamo, per queste tre cose, amisha, mada, sevaya, ossia vita sessuale, mangiar carne, per il bere, drinking, per il bere, le persone lavorano, per queste tre cose lavorano le persone. Sì. Non solo lavorano, anche in maniera disonesta. Come ottenere soldi? Come ottenere soldi nel mercato nero, mercato bianco, in qualunque modo, sono per queste tre cose, amisha, mada, seva, mangiar carne, intossicazione, vita sessuale. Perché? Semplicemente per questo sesso, mangiar carne, bere, semplicemente per questo, tutto questo sforzo per ottenere queste tre cose. Nella letteratura vedica, si studia analiticamente, ma non ora, ma da tanto tempo, vedete? Questa è un'inclinazione naturale. La creazione non è nuova. Ci sono tante, tante creazioni. Le documentazioni esistono. Così non è una cosa nuova. Quindi l'istruzione di Rishabhadeva ai suoi figli, e fu questa, nello Srimad Bhagavatam, nel canto quinto, nel capitolo quinto, c'è l'istruzione di Rishabhadeva ai suoi figli. Dice, miei cari figli, non siate indotti in errore, non fatevi gabbare. Questi sciocchi mascalzoni sono diventati tutti pazzi a causa di questo mangiar carne, intossicazione, per conseguire la vita sessuale. Non è cosa affatto buona. Non permettete, voglio dire, non è una cosa buona. Sono tutte cose negative. Cosa non è buono? Noi stiamo
We are enjoying life. Noi stiamo godendo della vita. Sì, voi state godendo ora, ma... Quindi qualcuno potrebbe obiettare, ma in che senso non è buono queste cose? Certo sono buone, io mi sto godendo la vita. Sì, dice Prabhupada, stai godendo ora, c'è questa parola magica, questa sinistra qualità di tutte le cose sperimentabili in questo mondo, la temporaneità, ora stai godendo, ma... Yatatmano yamasannam apiklesha dasa deha. Finché continuerai con queste cose, tu dovrai accettare un altro corpo. E quando accetti un corpo, dovrai nascere, quindi, e poi dovrai quindi morire. E ci sarà la malattia, e ci sarà quella che è chiamata vecchiaia. Dovrai soffrire, tu soffrirai. Ma la tua reale posizione qual è? Questo verso ce lo dice la Bhagavad Gita di oggi, na jayate. Tu non nasci, ma sei costretto a nascere, ti sei costretto a nascere. In realtà la vostra posizione è eterna, vita eterna, la nostra posizione costituzionale non ha niente a che vedere con la nascita o con la morte. Così come Krishna è eterno, similmente ognuno di noi è eterno perché siamo parte integrante di Krishna. Siamo della stessa qualità. Come Krishna è Sach, Chid, Ananda, Vigraha, egli è forma trascendentale, eterna, piena di conoscenza, piena di felicità, similmente noi anche, sebbene piccoli, particelle, siamo della stessa qualità. Quindi è detto Najayate. Najayate, questo problema, questa civiltà di mascalzoni, questo problema non è possibile, non riescono a comprenderlo. Siamo eterni, io sono posto in una condizione di nascita e morte, ma è una comprensione che un mascalzone non può ottenere. I cosiddetti filosofi, scienziati, tutti loro, sono tutti farabutti, stupidi. Rifiutateli immediatamente. Questo duro lavorare, sempre per lo stesso fine. Proprio come un uomo pazzo che lavora. Qual è il valore del lavoro di un pazzo? Egli è impegnato giorno e notte, molto impegnato, sono molto impegnato. Chi sei tu? Chi sei tu in realtà però? Sei un pazzo. Il tuo cervello è in realtà in mille pezzi. Pazzia. Sì, qual è il valore del tuo lavoro? Però purtroppo questo è ciò che sta accadendo. Quindi la coscienza di Krishna, provate a immaginare quanto importante sia questo movimento. E la welfare, come si può tradurre? L'attività benefica? L'attività tesa al benessere, it is the best welfare activities for the human society. È la migliore attività benefica tesa al benessere per la società umana. Essi sono tutti stupidi e mascalzoni. Non rimaneteci male se Prabhupada ci chiama sciocchi e mascalzoni. No? Non storciamo il naso. Non pensiamo, però forse sta un po' esagerando, come si permette? Esattamente come un papà che si trova davanti a un bambino che sta facendo delle cose veramente, veramente stupide e gli dà dello stupido. Affinché si renda conto che sto facendo delle cose idiote, no? Non è con cattiveria, con disprezzo. Non c'è disprezzo nel Rascal and Fools di Prabhupada, quanto lo dice miliardi di volte. Fools and rascals, rascals and fools. Ma non dobbiamo sentirci così in disagio, no? È normale, lo fa con compassione. Così come un genitore, quando veramente si arrabbia perché vede che il bambino è in pericolo, che sta facendo qualcosa di veramente stupido, che è deleterio per se stesso e anche per gli altri, gli dà dello... Ma sei veramente un idiota, sei! Però non è che è cattivo, giusto? Mica il bambino dice... Magari lì per lì sì. Ecco, il punto è quello. Che lì per lì sì. Dice, ma papà però è cattivo, papà. Aspetta. Quando il tuo cuore si sarà... Quando gli iceberg del tuo cuore si saranno sciolti,
la tua rabbia, la collera, il tuo falso ego si sarà diradato come nebbia al sole, capirai che quello sciocco e mascalzone era un monito, era un avvertimento, era un aiuto, no? Era per il nostro bene in realtà. Quindi bravo, bravo, bravo. Lo scemo. La responsabilità del valore che viene data della cosa. Microfono allora, perché sennò è dov'è? Microfono, perché sennò ci si perde tutto. Dimmi. Sì. Vai. Ecco, il problema è del padre che dice sei uno sciocco e un mascalzone. Sì. Dice non te lo fa, non te lo dice così per cattiveria o per rabbia, ma il vero problema è proprio dall'altra parte, che tu non ti senti né sciocco né mascalzone, e quindi perde tutto. Mentre lui ha quella sensibilità, dice ma non te lo dico per offenderti, ma io ti darei una papagna. Infatti. Perché tu non capisci, non dai il valore giusto alla cosa e quindi perdi questa possibilità di essere redarguito, che è fondamentale, è come un elisir, perché se io mi sentissi sciocco e mi sentissi veramente un mascalzone perché perseguo a sbagliare, cioè veramente io entrerei nella coscienza di Krishna, allora. Questa è l'idea, no? Perché la coscienza di Krishna è che non ho coscienza veramente dell'idea del padre che mi dice una cosa fondamentale, che sto sbagliando e sto su un piede nella fossa, e magari lui mi dice non te sto dicendo niente, ma so io che dovrei stare molto attento, sì, a questa cosa importante. Vabbè. Sì, grazie. Hare Krishna. Infatti, come leggevamo oggi, dice Shri Gauranga chiama svegliatevi anime addormentate, svegliatevi, avete già dormito tanto nel grembo di Maya la strega, quindi bisogna svegliarsi. E come? Dà anche la soluzione qui, dice io ho portato la medicina per distruggere l'illusione di Maya. Qual è? Cantare Hare Krishna, perché cantare Hare Krishna significa per favore Krishna tirami fuori da qui. Non è una, non stiamo chiedendo qualcosa di materiale o qualche beneficio particolare, per favore Krishna tirami fuori da qui e impegnami nuovamente al tuo servizio. Ecco perché è così importante recitare il Mahamantra Hare Krishna. Non è una preghiera, non è qualcosa che può aggiustare le mie faccende in questo mondo materiale, che se io prego Hare Krishna poi le cose si aggiustano, i conti mi cominciano a quadrare, i conti torneranno, qualunque campo, insomma, economico, appunto lavorativo, sentimentale, affettivo. Cantare Hare Krishna non è quel genere di preghiera. Cantare Hare Krishna significa per favore Krishna tirami fuori da qui, questo guazzabuglio incredibile di cose impermanenti, tirami fuori per favore da qui e impegnami al tuo servizio. Questo significa cantare Hare Krishna. Ecco perché i puri devoti di Krishna, i servitori, i puri devoti di Krishna, i servitori e i servitori, tutti dicono per favore cantate Hare Krishna. No, non perdete tempo. Cantare Hare Krishna significa Hare Krishna, mi mette lì a cantare Hare Krishna, significa proprio concentrarsi nell'ascolto del santo nome recitando questo Mahamantra. Quindi tutti dovremmo in realtà riuscire a ritagliarci del tempo per recitare i santi nomi contenuti nel Mahamantra Hare Krishna. Tutti, c'è proprio un'urgenza in realtà, è proprio una cosa di cui non si può fare a meno. Per favore, se uno ha capito, Cioè, se uno ha capito si vede dal fatto che agisce di conseguenza, no? Sì, ho capito che devo attraversare col verde e attraversa col rosso. Allora non hai capito. Sciocco mascalzone. Che te l'ho detto, è talmente semplice. Ma hai capito che non devi attraversare col rosso? Sì, attraversa col rosso.
Uno che ha capito agisce di conseguenza, attraversa col verde. Hai capito che bisogna cantare Hare Krishna? Sì. Hai cantato Hare Krishna oggi? No, perché comunque avevo altre cose da fare. Perché non lo sento. Non mi sento ancora di cantare Hare Krishna. Ma hai capito che siamo nel mondo materiale? Hai capito che è tutto temporaneo? Sì, sì. Hai capito che non siamo questo corpo? Sì, sì, ho capito. Caspita, vedo, non vedo solo questo corpo. Hai capito che sei un'anima spirituale, servizio devozionale, siamo qui nel mondo materiale, ci siamo persi, dobbiamo ritornare a casa, che il modo per tornare a casa è quello appunto di cantare Hare Krishna. Sì, 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 è tutto logico, perfettamente logico. E canta Hare Krishna. Sì, però, ecco, quel sì però è così. Quanti pretesti, la mente è una cornucopia di pretesti per non svolgere il proprio dovere. Ci si appella al fatto, abbiamo detto tante volte, ma queste non sono cose del mio carattere, si dice, no? Non sono cose, io non sono fatto in un'altra maniera, no, questo atteggiamento denota una mancanza di carattere, veramente. Canta Hare Krishna, anche se non hai capito, anche se non hai capito, canta Hare Krishna lo stesso. Se hai capito, meglio ancora. Poi è facile cantare Hare Krishna, poi uno dovrebbe provare. Vediamo cosa dice Prabhupada alla fine. Poiché l'intero mondo sta correndo, galoppando lungo false orme, le false orme della gratificazione dei sensi, allora Krishna viene e dice Sarva Dharmam Parityaja nella Bhagavad Gita, uno degli ultimi versi della Bhagavad Gita, l'insegnamento finale, 1866, Sarva Dharmam Parityaja. Tu, mascalzone, abbandona tutti questi cosiddetti impegni che hai nella vita. Non essere così orgoglioso del tuo avanzamento scientifico. Siete tutti mascalzoni. Lasciate queste assurdità, lasciate perdere queste assurdità, abbandonatele. Venite da me, io vi darò protezione. Questo è Krishna. Quanto è misericordioso Krishna. E la stessa cosa dovrebbe essere fatta dal servitore di Krishna. Non diventate grandi yogi con i poteri mistici, no, questo non è richiesto. Semplicemente pronuncia le parole che Krishna ha pronunciato. Tutto qua. E diventa maestro spirituale. Quindi Prabhupada ci sta dicendo, ce lo sta chiedendo proprio, diventate maestri spirituali. Come? Semplicemente ripetendo quello che Krishna ha detto. Non è che è difficile. Se uno ripete è maestro spirituale. Diventa maestro spirituale. Non parlare di assurdità o di sciocchezze. Chaitanya Mahaprabhu anche l'ha detto. Yare dekatare kaha Krishna upadesha. Semplicemente predica le istruzioni di Krishna a chiunque incontri. Allora, così, diventa maestro spirituale. Tutto qua. Ma è una cosa molto semplice. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Domande, commenti? Qualcuno vuole dire qualcosa? Su, via. Viene istantaneo la battuta. Viene istantanea la battuta? Allora dice, ma tu sei così, è che io sono contaminato. Appunto, perciò devi cantare Hare Krishna. Cioè, quella canzone di Edoardo Bennato, tempo fa, mentre tu sei l'assurdo in persona. Mentre tu sei l'assurdo in persona. E ti vedi già vecchio e cadente, sì. Raccontare a tutta la gente di quel falso incidente. Cioè, nel senso che tu, no, un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, quindi vuoi raggiungere questa qualità dell'essere, no? L'anima divina, insomma, sì. Qualche cosa da dire, però poi alla fine non lo raggiungi perché è stato quell'incidente che non mi ha fatto raggiungere quella. Non è stata colpa mia. Mentre tu sei l'assurdo in persona, perché, cioè, diventi un assurdo proprio perché non è vero quello che dici, no? Un falso ego che
racconta una cosa assurda e ti vedi, ormai sei vecchio e cadente, e ti vedi dire alla gente una scusa, dare alla gente una scusa. Sì. È stata quella cosa che mi ha impedito, altrimenti, se no io ci sarei riuscito. Sì, infatti se si lascia il corpo con questa idea e tutti quanti non, da vita e vita lasciamo il corpo, moriamo con questa convinzione che adesso non ce l'ho fatta, ma alla prossima occasione ce la farò. Senza renderci conto che grandi, grandi imperi sono caduti, grandi intelligenze non ce l'hanno fatta. Sì, noi invece ce la faremo. Ma posso chiedere una cosa a proposito di questo? No? Per esempio, no? Anche se una persona non raggiungesse quella qualità della Charya, no? Di devoti purissimi, ma per questo dovrebbe rientrare nella reincarnazione per poter raggiungere una purezza estrema, oppure non è così? No, no. Cioè c'è una qualità da raggiungere, no? Una qualità di purezza, o insomma, sì. Se tu non raggiungi quella, è chiaro che devi reincarnare per forza. Normalmente è così. Ecco, poi ci sono anche le eccezioni. In questo caso specifico si intende in questo Kali Yuga, in questa epoca, sì. C'è una cosa speciale, straordinaria, sia l'apparizione di Krishna nella forma di Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu è la misericordia senza causa in persona. Misericordia senza causa significa che hai la possibilità di tornare nella tua condizione eterna di conoscenza e di felicità nel mondo spirituale in questa stessa vita, cantando semplicemente Hare Krishna, quindi hai questa possibilità così facile, anche se non te la meriti. Cioè sei elevato ad una posizione così elevata pur non avendo alcun merito. L'unica cosa che devi fare a questo punto, cosa dovremmo fare, no? Quello che dicevamo prima, cantare Hare Krishna, approfondire questa conoscenza che parla di noi, che parla di casa nostra, che parla di Krishna, di Dio la persona suprema, e semplicemente facendo questo, mangiando il prasadam come faremo fra poco, stando insieme, no? Una bella compagnia spirituale con i devoti, eccetera, eccetera, in queste ambasciate del mondo spirituale dalla quale si diffondono queste informazioni, quindi un bel servizio per l'umanità, l'abbiamo letto prima. Semplicemente questo, Krishna Chaitanya Mahaprabhu dice, semplicemente facendo questo, da adesso, da quando uno lo sa, da quando uno ne viene a conoscenza, fino alla fine della vita, è sufficiente per tornare a casa. Non bisogna necessariamente diventare perfetti, puri devoti. In questo caso specifico c'è Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, Dio la persona suprema, nella forma di misericordia senza causa, che ci assicura di tornare a casa pur non essendo perfettamente qualificati. È così gentile, sono così gentili i Gornitai. Sri Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda proprio così gentile, perché quando Krishna è venuto 5.000 anni fa ha detto lascia tutto, molla tutto e abbandonati a me soltanto. Invece Chaitanya Mahaprabhu è venuto e ha detto non c'è bisogno che lasci tutto, canta soltanto Hare Krishna. È gentile. Se volete dire qualcosa anche voi. Sì, abbiamo 30 secondi. Bhakti Vinoda Thakura. Sì. In pratica il maestro di Bhakti del maestro di Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta. Sì, ma lui, il maestro suo di Bhakti Vinoda... Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Ah, ecco. Cioè, è una catena disciplica. Sì, la sequenza. Guru. Parampara. Parampara significa che non cambiano nulla. Parampara. Trasferimento della conoscenza così com'è. Babaji, hai detto? Il maestro di Babaji. È nell'ordine Babaji. C'è Chandrakant Prabhu dall'Inghilterra che saluta Hare Krishna Prabhu. Ma la qualità, cioè la caratteristica, no, di questo maestro che quindi è... Quale? Quello di cui ricorre oggi l'apparizione? Che oggi è importante, no? Qual è la sua caratteristica?
Diciamo, ogni maestro io penso che ha avuto una sua caratteristica particolare, non so se è il caso perché mancano... Era un magistrato, quindi un uomo assolutamente immerso negli affari di questo mondo, un magistrato, quante ne vede, quante ne sente, con le mani proprio nei fanghi di questo mondo materiale, un uomo di famiglia. Quanti figli aveva? Stamattina abbiamo letto, non ci ricordo, tanti figli, di cui uno, un raggio di Vishnu, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, che è il maestro spirituale di Srila Prabhupada. Quindi un uomo di famiglia, un magistrato, eppure un puro devoto di Krishna. Non necessariamente bisogna abbracciare l'ordine del Sannyasa, del Babaji. Ma tu dici che ha prodotto 100 libri. Ha scritto 100 libri. Sulla coscienza di Krishna. Sulla coscienza, ma questi libri sono stati poi ritradotti in italiano? Sì, no, lui scriveva in inglese, scriveva in bengalese. Capito. Deve essere interessante, io non ho mai letto niente. C'è anche un libro, Insegnamenti di Chaitanya Mahaprabhu. Come? A Piacenza. Ah, a Piacenza. È vero, sì. Quindi sì, ci sono, certo. Srila Prabhupada ha condensato tutta la conoscenza dei Goswami, di Srila Bhaktivinoda Thakur, di tutti i grandi acharya del passato, li ha condensati negli insegnamenti della Bhagavad Gita, dello Srimad Bhagavatam, della Chaitanya Charitamrita. Li ha condensati e ce li ha elargiti in una maniera per noi... diciamo, comprensibile, intellegibile. No? È la stessa cosa. Però questa è consigliata perché proprio alla nostra... Sì, è venuto incontro, diciamo, le nostre facoltà tutt'altro che eccelse. Grazie. Grantarasha Srimad Bhagavad Gita, così com'è, chi jai. Srila Prabhupada, chi jai. Allora... salutiamo tutti gli amici e i devoti che seguono da casa. Ricordiamo che domani mattina, ore 7:20, avrai di nuovo inizio la diretta con una conferenza sullo Srimad Bhagavatam. Buona serata a tutti. Hare Krishna. Nereo Prabhu, ha scritto Nereo da Vicenza, perché mai è così potente? Perché è un'energia di Krishna, ecco perché è così potente. Però non si contrappone a Krishna, è un'energia di Krishna. Aspetta Mangala, 2 secondi, aspetta. C'è Nereo, ha scritto adesso, se ci vedo bene, Nereo da Vicenza. Perché mai è così potente? Perché è un'energia di Krishna, dietro c'è Krishna. Non sarebbe potente se non ci fosse Krishna a dirigerla. Maya Dhyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam, dice Krishna, questa è mia energia, si muove sotto la mia direzione. Poiché Krishna è il supremo potente, allora Maya è la suprema potenza. Grazie. Hare Bol, Hare Krishna Prabhu. Ok, vai Mangala, vai. Krishna. Ancora? Ancora? Ok, stop. Un po' sposto così. Beh? Sta alzato? Ora passa all'altra allora. Lascialo alzato. Ok, lascia così.